dell'Italia e in questo momento in cui le tensioni tra Armenia e Azerbaigian sono riprese sulla questione del Nagorno-Karabakh, questo trattato ci dà appunto l'occasione per mettere un'attenzione su un conflitto che è congelato da troppo tempo, dimenticato, e su cui l'Italia potrebbe dare un valido contributo se solo il nostro Paese potesse fare una politica estera. Come sappiamo, non abbiamo né politica estera né tantomeno una politica europea. Quindi noi salutiamo con favore, voteremo convintamente a favore di questo trattato, ma ribadiamo che il nostro governo dovrebbe utilizzare di più la propria influenza e la propria amicizia dal momento che siamo il primo partner commerciale dell'Azerbaigian e con l'Armenia condividiamo un'amicizia che è ultrasecolare. Voteremo favorevolmente come Lega. La ringrazio. Allora adesso è iscritta a parlare la deputata Roberta Oliaro. Prego, deputata. Grazie, signora Presidente. La ratifica dell'accordo che ci apprestiamo a votare è di grande rilevanza dal punto di vista delle relazioni doganali. Come sappiamo, con l'ingresso di Yerevan nell'Unione Eurasiatica, l'Armenia diventerà sempre più una destinazione di grande interesse per investimenti da parte di paesi terzi per accedere al mercato dell'Unione Europea. La ratifica di questo accordo ci permetterà di potenziare quindi le già buone prospettive politiche tra l'Italia e l'Armenia e soprattutto consentirà di consolidare le relazioni sul piano economico-commerciale. L'accordo si compone di 23 articoli che definiscono gli obiettivi, i criteri e le regole per il raggiungimento dei fini che si pone. Le disposizioni in esso contenute consentiranno di realizzare una più corretta applicazione delle rispettive norme doganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro le frodi, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e nel contempo meno oneroso il compito degli operatori. I destinatari diretti sono quindi le rispettive amministrazioni doganali, mentre i destinatari indiretti sono proprio gli operatori economici, che sono comunque la parte attiva dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Armenia. Le esperienze già fatte a livello internazionale, con altri accordi siglati tra autorità doganali, hanno dimostrato che questo tipo di negoziato che vincoli le parti alla sua osservanza è l'unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati da un lato per il contrasto delle frodi e dai traffici illeciti e dall'altro allo sviluppo di buone pratiche di interscambio commerciale. Il presente accordo risulta in linea con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario e con tutti gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Non vi è dubbio che la mancata ratifica potrebbe avere ripercussioni negative sulle attività di prevenzione e controllo dei traffici, nonché sul corretto svolgimento degli scambi commerciali. Condividendo quindi le misure in esso contenute, dichiaro il voto favorevole del Gruppo parlamentare Scelta Civica. La ringrazio. Adesso è iscritto a parlare il deputato Paolo Alli. Non c'è, ancora non è rientrato. Allora passo di nuovo al deputato Bruno Archi. Prego, deputato. Sì, grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente a questo accordo che impegna l'Italia e l'Armenia a fornirsi attraverso le rispettive autorità doganali reciproca assistenza e cooperazione al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. L'intesa è volta anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale con la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni della normativa anzidetta. L'accordo prevede in particolare l'impegno a sorvegliare e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono o che si presume siano coinvolti